io ho visto come hanno fatto partire le tue ripetizioni differenti importanti. Se tu ti guardassi indietro, è una squadra che ha reso per quelle che erano effettivamente le potenzialità sue, oppure magari qualcosa manca, se dovessi poi fare una somma, ripeto, un bilancio seppur parziale a 8 giornate della prima campionata? Guarda, io penso che sono il primo io a dire che tutte le squadre sono migliorabili, quindi anche questa squadra è migliorabile, l'ho detto anche con la squadra che abbiamo vinto il campionato di B, tutte le squadre sono migliorabili per quanto mi riguarda, poi bisogna vedere in che condizioni o a che condizioni puoi migliorare la squadra. È anche vero che questa è una squadra che, oppure tutte le squadre vengono anche giudicate in base anche ai punti che fanno, perché penso che oggi potrei recriminare che secondo me questa squadra facilmente potrebbe avere 4-5 punti in più e quindi magari avrebbe sicuramente degli attestati diversi, però penso che questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, anche perché non sempre tu hai una buona squadra o puoi avere un'ottima squadra e puoi fare i punti. Fare i punti è difficile, sia che hai a maggior ragione se non c'hai una buona squadra, ma anche quando hai una buona squadra fare i punti è sempre difficile, è un campionato molto competitivo, dove ci sono squadre molto forti, dove ci sono proprietà o società solide, consolidate in Serie A da tanti anni. Noi non dimentichiamoci che il secondo anno di Serie A facciamo dopo tanti, quindi non dobbiamo essere presuntuosi e pensare che tutto sia facile. In una piazza come Verona, che è una piazza bellissima, ma per un giocatore è anche difficile, perché c'è molta attesa. Penso che ripeto, noi sappiamo che quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà, e le abbiamo in parte superate, e penso che una cosa importante sia sapere dove si può migliorare. Io penso di avere idee chiare, quindi è giusto essere positivi. All'inizio era considerata una squadra più solida, più fisica, si pensava che anche la fase difensiva potesse essere diversa nel rendimento rispetto all'anno scorso, almeno per quello che era stato all'inizio. E anche questo è un tuo rammarico, si pensava che avesse una struttura diversa, questa squadra invece fondamentalmente è rimasta una squadra fragile a livello difensivo. Te lo sei chiesto questo? No, ma ho risposto prima a questa domanda, nel senso che io penso che ci siano delle delle situazioni che possono essere risolte con dei singoli diversi, oppure delle situazioni che possono essere risolte con un atteggiamento. Quindi secondo me il discorso difensivo può essere dovuto in parte qualche giocatore, ma in parte è un atteggiamento che ha questa squadra, che è sicuramente molto più brava a fare a proporre gioco che non a interrompere il gioco dell'avversario. Questo sicuramente è una caratteristica della squadra, ma anche una caratteristica che ci ha permesso di magari di vincere delle partite, e però in certi momenti è un atteggiamento che ci costa purtroppo prendere dei gol in più rispetto ad altre squadre. Non è una cosa che mi piace sicuramente, però è un dato di fatto, quindi era così anche l'anno scorso, perché anche l'anno scorso era una squadra che sicuramente che abbiamo fatto delle ottime partite, delle ottime vittorie, ma è una squadra che ha subito tanti gol anche l'anno scorso, nonostante siano cambiati i singoli. Quindi io penso che le statistiche sono importanti, però è anche altrettanto importante non perdere l'umiltà di sapere che il Verona quest'anno e l'anno scorso dovevano raggiungere la salvezza, e l'anno scorso l'abbiamo fatto molto in anticipo facendo un grande campionato, quest'anno siamo ancora in ballo e dobbiamo salvarci a tutti i costi, ma è anche vero che però abbiamo fatto un campionato con mille problematiche, ma siamo sempre stati fuori dalla zona pericolosa, e soprattutto penso che se quest'anno fosse stato non il secondo anno ma il primo anno di Serie A, ci sarebbe stato un entusiasmo che avrebbe sicuramente fatto fare qualche punto in più a questa squadra, e quindi
probabilmente eravamo già a buon punto. Faccio l'ultima, è chiaro che sulla bocca di tutti magari è ancora presto per parlare un po' di Sala, la situazione di Sala, lui è all'ultimo anno di contratto, è chiaro che può essere un nuovo mercato, ti volevo chiedere se c'è l'intenzione di allungare con Sala indipendentemente da quello che sarà poi il suo futuro, se andrà via, se resterà, qual è la tua, così, la tua idea di lavoro per Sala per i prossimi mesi, al di là di quello che succederà quest'estate, visto che va in scadenza poi il 2016. Sì, è un giocatore che ha fatto vedere che è un giocatore che ha grandi qualità, un giocatore forte, è un giocatore che deve rimanere concentrato, perché non si fa tutto subito. È un giocatore che è un ragazzo che anche lui quest'anno purtroppo la prima parte del campionato ci è mancato perché ha avuto problemi. E adesso sta trovando continuità, sta dimostrando che è un giocatore forte, come pensavamo già l'anno scorso, non è che noi Sala l'abbiamo scoperto da qualche settimana, l'abbiamo voluto l'anno scorso è partito, ha giocato poco il giorno d'andata, ma quando è iniziato a giocare ha fatto vedere che è un giocatore che ha grossa qualità e sicuramente ha margini di miglioramento anche importanti. Poi dipende da lui, deve mantenersi umile come lo sta facendo vedere, non pensare che ti regalano qualcosa, quindi deve anche lui conquistarsi ancora tanto ogni giorno, lavorando e trovando la continuità che gli mancava. Per quanto riguarda il suo contratto, certo che sappiamo che la sua situazione, ripeto, parleremo, ho già parlato in parte anche con il suo agente, quindi vediamo sicuramente di prolungare il suo contratto, però ripeto, non è che parlando con lui una settimana prima o dopo cambieranno le cose.